Le dritte di borsa. Spesso qualcuno mi dice, dai, dammi una dritta. Sono cose che un po' mi disturbano perché io penso che una raccomandazione debba sempre avere un contenuto possibilmente scientifico, cioè dietro una raccomandazione, dietro un accenno, dietro un consiglio, dietro un segnale di borsa, ci debba essere uno studio che parta da un ragionamento scientifico per cui si vanno ad identificare nel comportamento dei mercati finanziari dei tratti comuni e a partire da questi tratti comuni si va poi ad arrivare a una conclusione, ovviamente dopo un test statistico. Quindi la dritta di per sé è una cosa che mi suona male. Allora ci possiamo chiedere se sia possibile oggi come oggi uscire da questo cortocircuito della dritta e riuscire con un semplice clic del nostro ditino ad andare a selezionare quelle che sono le migliori azioni, le migliori obbligazioni, le migliori ETF, i migliori fondi comuni del mercato. Questo sicuramente è possibile ed è possibile grazie a un numero elevato di piattaforme, spesso gratuite, che ci sono online, che ti permettono di impostare un filtro e di dire al tuo computer di informarti quando e se un'azione va a adottare quel comportamento che tu hai selezionato. Facciamo un esempio, io voglio sapere tutte le azioni che oggi come oggi del listino italiano sono superiori alla media mobile a 200 giorni, che è un indicatore potentissimo di rialzo. Oppure se sono uno di quelli che ama giocare a rimbalzone, cioè di comprare le azioni che si sono deprezzate moltissimo, meno 10, meno 8, meno 9% in una giornata, magari azioni che sono fondamentalmente sane e ovviamente azioni su cui io spero che possa avvenire questo benedetto rimbalzone, è chiaro che io vado a impostare per esempio un filtro del RSA inferiore a 20, che è un indicatore, oppure vado semplicemente a ordinare le azioni dall'alto in basso a seconda che abbiano perso o guadagnato in quella giornata. Quindi diciamo con un semplice clic andare a focalizzare la nostra attenzione non più su 400 e passa titoli del listino italiano, ma andare a prendere quei due o tre dove possibilmente ci sarà dell'azione, sia a rialzo che a ribasso. E questo non in base a un semplice sentimento di pancia che noi possiamo avere, ma a un parametro statistico che abbiamo dato al computer. Ebbene, oggi ci sono tantissime di queste piattaforme e anche per il piccolo risparmiatore, per il piccolo investitore, c'è la possibilità sostanzialmente di disintermediarsi dal caravanserraglio, dal circo Barnum della finanza operativa, andando a ragionare con la propria testa e selezionare l'opportunità di investimento semplicemente con un clic. Di queste cose parlerò nel webinar che si terrà il prossimo venerdì 20 ottobre alle ore 18, di cui trovate qui sotto il link, è un webinar gratuito e andrò a fare degli esempi, andrò a postare dei casi concreti sia sui fondi di investimento, sia sugli ETF, sia sulle azioni, sia sulle obbligazioni. Quindi se sei interessato sostanzialmente a trovare le tue idee, a produrre le tue dritte senza dipendere dalle mie dritte o dalle dritte di qualsiasi altra persona, quindi a creare tu stesso quei parametri operativi che ti permettono di renderti autonomo e consapevole delle tue scelte di acquisto o di vendita, sia che tu sia un investitore, sia che tu sia un piccolo trader che vuoi puntare al sogno di tutti i trader, che è quello di raddoppiare il capitale. Bene, parleremo di questo al webinar free che terrò il prossimo venerdì 20 ottobre e alle ore 18, al quale ti puoi iscrivere cliccando qui sotto e inserendo la tua email. Quindi ci vediamo prossimo venerdì e a presto con i prossimi editoriali, sempre su questo canale. Buona serata.